Allora, eccoci qua, è il momento di parlare con un esponente del Movimento 5 Stelle. Do il buongiorno in collegamento da Firenze ad Alfonso Bonafede. Buongiorno, Bonafede. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lo sapete, se non lo sapete, comunque Alfonso Bonafede è un esponente di primo piano, il ministro della giustizia, diciamo così, in un governo presentato prima del voto, nelle intenzioni appunto di illustrare e di trasparenza e di far conoscere i nomi eventualmente dei ministri di un governo 5 Stelle designato a ministro della giustizia. Allora, Bonafede, ci aiuti a capire perché naturalmente a questo punto, diciamo, da una parte la Lega, da una parte il PD, dall'altra i 5 Stelle, dopo quello che si è detto anche nella giornata di ieri, è un po', da una parte un po' faticoso, dall'altra c'è un po' la sensazione che siamo, insomma, devo usare una parola brutta, ma in un teatrino, no? Perché ieri il vertice del centrodestra che dice siamo compatti, siamo uniti, nessuno ci divide, poi distinguo di Salvini che ha detto sì, con Di Maio ci parlo ma a determinate condizioni, Di Maio che ha detto noi non vogliamo le ammucchiate. Oggi c'è una sua intervista sulla stampa a Ilario Lombardo e il titolo è questo: non basta Silvio, anche Forza Italia fuori dal governo. Allora, passo indietro, Di Maio aveva detto dialoghiamo con tutti, anche con il PD, ma non con Renzi, con Forza Italia, ma basta che non ci sia Berlusconi. Lei oggi dice proprio tutta Forza Italia deve essere fuori. È così? Sì, lo confermo. Diciamo questo, che il quadro è chiaramente complesso ed è un quadro in cui ci ha fatti, ecco, un quadro che ci ritroviamo a dover affrontare a causa di una legge elettorale che tutti sapevano avrebbe posto il paese in queste condizioni. Siamo gli unici a non aver firmato e votato quella legge elettorale, però prima delle elezioni lo abbiamo detto chiaramente ai cittadini italiani. Se con le elezioni non avremo la maggioranza assoluta, allora apriremo a tutte le altre forze, alle altre forze politiche. Così abbiamo fatto in piena coerenza, con un'apertura, che abbiamo subito focalizzato sui temi e non sulle poltrone, perché eravamo abituati in Italia il giorno dopo le elezioni a vedere forze politiche, dicevano tu, io ti do questo ministero, tu quale mi dai, eccetera, i soliti giochini di palazzo. Noi abbiamo detto alle altre due forze politiche, la seconda e la terza forza politica del paese, cioè il Partito Democratico e la Lega, guardate, noi facciamo questa apertura sincera, facciamo un contratto in cui scriviamo nero su bianco gli obiettivi, da raggiungere per il paese, anche i tempi in cui vogliamo raggiungere, e vediamo quale convergenza può esserci. Ora è evidente a tutti che se noi dobbiamo dare una risposta alla domanda di cambiamento fortissima che hanno fatto i cittadini il 4 marzo, ecco, dobbiamo offrire un quadro politico in cui è evidente che Silvio Berlusconi non può trovare più nessuna collocazione se non all'opposizione. E il discorso va esteso anche a Forza Italia perché non c'è un solo italiano che pensi che si possa scindere Silvio Berlusconi da Forza Italia. Quello è un partito che si identifica completamente in Silvio Berlusconi, legittimamente. Per carità, però è evidente che noi non vogliamo andare al governo a tutti i costi, noi vogliamo governare questo paese per cambiare, ecco, il cambiamento sì a tutti i costi e in questo senso non possiamo considerare Silvio Berlusconi parte del governo, né lui né Forza Quindi Italia. voi state dicendo a Salvini facciamo l'accordo se molli Forza Italia e Berlusconi? Sì, noi diciamo a Salvini, no, non diciamo a Salvini facciamo l'accordo, l'apertura che noi abbiamo fatto sui temi che sono quelli poi che interessano ai cittadini, dalla lotta alla povertà, alle tasse, alla sburocratizzazione che ogni giorno costringe le imprese, per esempio italiane, ad una serie di adempimenti allucinanti. Tutti questi temi li vogliamo affrontare con un confronto sincero con la Lega, ma anche col Partito Democratico. Chiaramente
questi due soggetti sono alternativi tra di loro, evidenti a tutti, ma ecco, quando parliamo con la Lega non parliamo col centrodestra, che è evidente a tutti, se mi consente, che non esiste come soggetto politico unitario. Cioè, loro si sono presentati con tre programmi differenti, con tre candidati premier differenti, dopo le elezioni hanno continuato a dire cose differenti, sono andati anche dal Presidente della Repubblica separati, adesso dice che vogliono andare insieme, ma insomma la sostanza non cambia. Ieri hanno fatto un incontro, pensi un po' ad Arcore, parliamo ancora di Arcore, e sono usciti da quell'incontro in cui dovevano esprimere una linea unitaria con linee completamente differenti, perché Berlusconi chiaramente parla di una chiusura totale al Movimento 5 Stelle, e in questo siamo perfettamente d'accordo, mentre Salvini continua a dire no, col Movimento 5 Stelle dobbiamo parlare. Però a determinate condizioni, perché ieri anche Salvini appunto ha ribadito che c'è una posizione unitaria, ha detto io Di Maio lo incontro ma a un patto, se no non lo incontro neanche, ha detto ieri sera, insomma. Volevo chiedere un'altra cosa a proposito di quello che lei diceva, no, sulla spartizione delle poltrone dei ministeri e delle posizioni di potere e delle aperture anche che voi avete fatto, a sorpresa perché questo va detto, dopo una campagna elettorale fatta di insulti con il Partito Democratico, delle aperture al Partito Democratico. Come mai questa apertura però non è arrivata quando avete dovuto stabilire, diciamo così, le vicepresidenze di Camera e Senato e i questori e tutte quelle posizioni, diciamolo insomma, che in politica contano, strategiche nei due rami del Parlamento? Lì ve li siete spartiti tra centrodestra. Guardi, io la ringrazio per la domanda perché mi permette di chiarire ai cittadini che l'apertura c'è stata anche e l'interlocuzione anche in occasione dell'elezione degli organi di presidenza, e voglio semplicemente dare un dato. 5 anni fa il Movimento 5 Stelle aveva il 25% dei voti più o meno. E ci fu concesso dal Partito Democratico il ruolo di vicepresidente. Ora, che è il ruolo più importante, diciamo, dopo le presidenze. Quindi noi avevamo un solo vicepresidente, che era Luigi Di Maio. Adesso il Partito Democratico, a distanza di 5 anni, si ritrova ad avere il 18%, quindi 7 punti in meno rispetto a quelli che avevamo noi, e ha 2 vicepresidenze, una alla Camera e una al Senato. E queste 2 vicepresidenze ce l'ha proprio perché il Movimento 5 Stelle, che poteva votare un vicepresidente in più, per dare spazio al Partito Democratico ha rinunciato ad avere quel ruolo per garantire, perché giustamente comunque hanno il 18%, hanno 2 vicepresidenti. Quindi io questo discorso di un 5 Stelle che prende tutto, come hanno detto, in realtà è completamente infondato. Chiaramente, questo sì, abbiamo voluto avere la maggioranza negli uffici di presidenza, perché dagli uffici di presidenza passa la lotta sui vitalizi e gli sprechi del Parlamento, e su questo chiaramente non facciamo un passo indietro, lo abbiamo promesso ai cittadini e dobbiamo intervenire, e infatti a prescindere da tutto il resto su quello interverremo. Abbiamo il Presidente della Camera Roberto Fico, abbiamo la maggioranza degli uffici di presidenza, ma noi abbiamo dato al Partito Democratico molto di più di quello che il Partito Democratico ha dato a noi 5 anni fa, avendo noi molto, molto di più. Addirittura ricordo che dopo 2 anni e mezzo noi avevamo soltanto le vicepresidenze delle commissioni, il Partito Democratico tolse al Movimento 5 Stelle quasi tutte le vicepresidenze di commissione. Cioè, quindi, sinceramente, questa critica la considero infondata. E per capire, visto che lei poco fa ha detto con Forza Italia no, noi vogliamo cambiare, quello non è il cambiamento, Berlusconi non è il cambiamento, ha ricordato il vertice di Arcore di ieri, ha detto al vertice ancora una volta Arcore con tutto quello che rappresenta, allora perché, le chiedo Bonafede, avete votato Presidente del Senato la Casellati, che è intanto una delle persone più vicine, no? Espressione proprio di Forza Italia, di Berlusconi, e lo chiedo anche a lei da, diciamo così, Ministro della Giustizia in pectore, con idee molto diverse, per esempio sulla prescrizione, ma anche su altre cose da lei. In quel caso che cosa avete votato? In quel caso andava bene?
Allora, preciso che non ci sono dubbi sul fatto che il Movimento 5 Stelle e la Presidente Casellati abbiano visioni totalmente differenti sul tema che la Casellati, per esempio, ha sempre affrontato, che è quello della giustizia. Detto questo, parliamo di un momento in cui dovevano essere votate le presidenze delle due Camere e chiaramente le presidenze delle due Camere, che sono completamente fuori dalla dinamica governativa, dovevano rispecchiare quelle che erano le componenti del Parlamento. Allora, di fronte tra l'altro ad un centrodestra che al Senato poteva eleggere qualunque persona avrebbe voluto, perché al quarto scrutinio il centrodestra aveva i numeri per scegliere qualsiasi proprio componente senza fare nessun accordo, il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che era possibile fare, e cioè porre alcuni paletti. Uno, nessun condannato, e il principale candidato del centrodestra era un condannato per peculato, e noi abbiamo escluso che un condannato per peculato potesse andare alla presidenza del Senato. Due, noi parliamo soltanto con chi rappresenta quella componente in quel momento, che era Salvini, quindi non abbiamo fatto nessun Nazareno bis. E tre, la possibilità di mettere, cioè di eleggere come Presidente della Camera il miglior Presidente della Camera possibile, e cioè Roberto Fico. Direi che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e lo abbiamo fatto tenendo la barra dritta. Dopodiché, ripeto, un conto è parlare della Presidenza del Senato, che deve rispecchiare, ci mancherebbe altro, la composizione parlamentare, un conto è parlare del Governo. E nel Governo non ci può essere spazio né per Silvio Berlusconi né per Forza Italia. Noi non vogliamo governare a tutti i costi. Se avessimo voluto governare a tutti i costi, guardi, il giorno dopo aprivamo al centrodestra, non lo so, e avremmo fatto, saremmo già probabilmente al governo. Noi vogliamo cambiare il paese, perché i cittadini ci hanno chiesto questo. Andare a occupare poltrone per non fare nulla è una dinamica che non ci interessa. Guardi, la cosa più bella di questo post-elezioni è vedere l'entusiasmo, sentire l'entusiasmo che c'è nelle strade tra i cittadini, che vedono finalmente una prospettiva di cambiamento, e noi non possiamo deludere quella richiesta. E chiaramente ribadisco, dal nostro punto di vista Certo, non ci sono dubbi, in ecco, quella risposta non ci può essere però Berlusconi. quando dite non vogliamo governare a tutti i costi, no alle ammucchiate, vuol dire che quindi siete disponibili a tornare eventualmente al voto? Perché questa è una cosa che abbiamo sentito dire sempre a Salvini, per esempio, fino a ieri sera, ma se non sbaglio non a Di Maio. Possiamo tornare al voto. Allora, diciamo che il voto, cioè se c'è una forza politica che potrebbe trarne un vantaggio elettorale dal ritorno al voto, questo è probabilmente il Movimento 5 Stelle. E diciamo anche che questa legge elettorale, lo Cambiandola. ribadisco, non l'abbiamo votata noi. Però, detto questo, è irresponsabile pensare ad un ritorno al voto dopo un voto così potente, chiamiamolo così, quello che è stato definito un terremoto politico, che è stato dato il 4 marzo. Qui dobbiamo dare una risposta, dobbiamo avere senso di responsabilità, e quello che avevamo detto, questo ci tengo a dirlo, lo Sì. avevamo detto prima delle elezioni, non stiamo adesso cambiando idea, e dobbiamo dare una risposta. Ci auguriamo, perché i numeri da soli non ce li abbiamo, che le altre due forze politiche facciano una riflessione importante in questo senso, e vogliono davvero cercare un confronto con noi sui temi, perché i cittadini non gli interessa sapere destra, sinistra, i cittadini vogliono sapere cosa vogliamo fare per Però è loro, molto e questa difficile, risposta Bonafede, deve mettendo arrivare. veti Per su cui veti ogni giorno, il ritorno al voto è un po' no, mettendo difficile. veti, però guardi, ripeto. Prego, prego. Ma noi non abbiamo messo nessun veto, l'unico veto che noi abbiamo messo è quello richiesto dai cittadini, cioè vogliamo il cambiamento e rispettate il nostro voto, e questo vuol dire no Berlusconi, che volendo potrebbe essere considerata finalmente una pagina chiusa della storia della politica italiana, e Ho dall'altra capito, Bonafede, parte ma ci sono delle avere un persone che l'hanno candidato o avere votato. un premier Berlusconi che è ha il. stato votato Sì, dai cittadini. Perfetto, sì, anche Berlusconi ha il 17%. Insomma, voglio dire, no? e Non è così infatti forse semplice. ci mancherebbe.
Ci mancherebbe, ma non è mia intenzione, ci mancherebbe impedire ai parlamentari di Forza Italia di entrare in Parlamento. Loro hanno diritto, sono stati votati dal 14% dei cittadini, semplicemente non devono entrare al governo del Paese. Questo ci mancherebbe, questo Senta. Non voglio dire che chi ha votato il Forza Italia non abbia diritto, ci mancherebbe. Mi spiega la differenza? Però che stiano all'opposizione. Siccome Di Maio ha parlato di un contratto con alcuni punti da sottoporre, mi spiega la differenza tra contratto e alleanze? Ah, le spiego la differenza ricordando quello che è accaduto sempre in Italia, cioè come dicevo prima, il giorno prima dice facciamo l'alleanza, non importa cosa vogliamo fare, facciamola, scambiamo un po' di poltrone e andiamo al governo del paese, e poi questo portava a non fare nulla per i cittadini. La differenza è che noi diciamo vogliamo confrontarci, bene, non dovete parlare di poltrone. Parliamo di quello che vogliamo fare con i cittadini. Questo permetterà di scrivere nero su bianco quello che vogliamo fare, anche i tempi di realizzazione, e sarà una garanzia per i cittadini italiani che vedranno come avviene in Germania, vedranno questo contratto e sapranno, ecco, questo governo vuole fare questo, e avranno la possibilità di valutare la politica sulla base di quello che la politica fa, non di quello che la politica dice e che poi finisce tutto nel baratto delle poltrone. Questa è la vera rivoluzione, è la vera novità assoluta di questa Terza Repubblica ed è la novità che il Movimento 5 Stelle rivendica di voler portare. Sta alle altre forze politiche con assoluta serenità poter sedersi a un tavolo e confrontarsi. Chiediamo qualcosa che riteniamo, tra l'altro, e non dovremmo nemmeno chiedere, dovrebbero sentire tutti questo senso di responsabilità per sedersi e confrontarsi sui temi. Bonafede, un'ultima cosa gliela devo chiedere. Lei oggi ha rilasciato un'intervista a un collega della stampa, Ilario Lombardo. Sa che c'è stato il caso dell'altro giornalista Iacoboni che non è stato fatto entrare a Ivrea. Insomma, volevo sapere qual era la sua opinione. Ma la mia opinione è che i giornalisti, così come i cittadini, devono seguire le regole. Per quello che so io non c'era un pass per entrare, quindi così come qualsiasi altro cittadino sarebbe rimasto fuori, è rimasto fuori anche lui che non aveva il pass per entrare, pass che si poteva avere semplicemente iscrivendosi. Queste sono le notizie che ho io. Quindi tutti sanno che i giornalisti... Non era un giornalista scomodo perché ha scritto libri, articoli sul movimento... Era un fatto di posti, diciamo. Sul fatto di regole, siccome non si era accreditato. Era un fatto di rispetto delle regole. Ciò non toglie che le critiche nei confronti di Iacoboni siano delle critiche che rimangono ferme. C'è un giornalista che in alcuni momenti ha anche inventato notizie totalmente infondate, ma ciò non toglie che tutti i giornalisti sanno che facendo le richieste agli eventi del Movimento 5 Stelle, e tra l'altro quello non era nemmeno un evento del Movimento 5 Stelle, era quello dell'associazione Gian Roberto Casaleggio, sì. Ma in ogni caso tutti sanno che tutti i giornalisti sanno che non abbiamo impedito l'accesso a nessuno, nemmeno a chi ha portato avanti aspre critiche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Va bene, insomma, tanto però se entrava non succedeva nulla. Grazie Alfonso Bonafede, in bocca al lupo, buon lavoro, vedremo che cosa accadrà questa settimana. Grazie anche a voi, adesso c'è Andrea.